Allora, facciamo partire questo Cyberpunk 2077. Quasi paura a farlo partire. Magari è troppa roba. In violazione, ok. Allora, hey Chomba, per migliorare il possibile software, le sue future espansioni e contenuti vorremmo chiedere di permessi di raccogliere e analizzare i tuoi dati analitici, tra cui rapporti di errore e statistiche generali. Vabbè, sì, acconsento, dai. Tu mi hai umiliato a FIFA. Ma dai, ma smettila. Ti sei dimenticata le partite che hai perso, eh? Ma proprio te le sei dimenticate, eh? Te ti ricordi solo quelle due partite che hai vinto. Secondo me avevi sonno, tanto sonno. Allora, nuova partita. Beh, facciamolo normale perché, come si dice? La scelta giusta per il giocatore che vogliono rilassarsi e godersi la storia, il combattimento saranno un problema. Facciamo la normale, dai. Allora, seleziona il background di V, alcuni eventi e opzioni di dialogo del gioco cambiano in base al background. Oh, really? Nomade. Vagare nella Badlands, saccheggiare discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici. Onestà, integrità morale e amore per la libertà. Qualità che in pochi possiedono Night City, che nessuno ci che nessuna cifra può comprare. Hai visto? Lo stavo aspettando, caspita. Era ora che uscisse, voglio dire, l'ha fatto penare per far uscire sto gioco. E comunque ti sei dimenticata le sconfitte, ti sei dimenticata. Vabbè, dai, ero. No, FIFA non era per me, si può. Lo posso dire. Non è mai stato per me, e ancora non lo è per me, perciò figurati. Vita da strada. Dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Band fixa doll pusher da quattro soldi. Sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servano i forti. L'unica legge di Night City che non hai ancora infranto. Cooperativo. In pochi lasciano il mondo cooperativo sulle loro gambe. Anima intatta. L'hai sperimentato sulla tua pelle e hai girato regole. Qua è. Cioè, è difficile praticamente cosa bisogna scegliere. Non lo so, dai, iniziamo con vita da strada a sto punto qua. Vediamo un po' cosa succede. Addirittura. Talvolta il suo aspetto può influenzare il comportamento degli altri personaggi. Addirittura. No, per adesso ci prendiamo un maschio, magari poi facciamo la donna con un altro modo. E me lo lascio per un'altra volta quello là. Cioè, se riesco a finirlo bene tutto con uno, poi me li faccio tutti. Allora, tono della voce. Io sono V. Io sono V. Io sono V. Vabbè, puoi scegliere soltanto tra uomo o donna. Vabbè. Facciamo un pochettino abbronzato. Sì, dai. La pettinatura, vediamo che pettinatura abbiamo. Ma che cazzo? Eccolo lì, sacchetto della spazzatura. Ce l'abbiamo. Vabbè, uno che mi assomiglia di quando avevo i capelli, no? Questo, quando li ho fatti crescere. Eccolo, questo qui è mio quando li avevo lunghi. Ah, eccolo là, questo è il mio taglio.
colore dei capelli. Ma non uguale a Piero. No, per carità, cara, uguale a Piero no. Mamma mia, che è? Che è sta schifezza come a Piero? Per favore. Degli occhi lasciamo questo, sopracciglio, cosa ci abbiamo? Io le ho portate così, però fine così, adesso le ho lasciate crescere normali, un po' belle spesse da uomo. Ah beh, non ne ha molte comunque. Vabbè, lasciamo queste spesse qua. Il colore delle sopracciglia le facciamo scure. Vabbè, non ce le asco, vabbè, le lascio così. Ma te immagini fare un personaggio veramente come Piero a Cyberpunk? Mamma mia! Ma peccato che non te lo fa vedere di fronte comunque, vabbè. Orecchie, la barba. Beh, non ne ha. Ah, pensavo. Questo come ce l'ho io adesso, eh? Non è lunga. Corre sicuro come il vento. Ci va il muletto, ci va per farlo correre. Ci va Ermuletto. Bello questo qua, ha solo gli occhi. Ci mettiamo quello lì agli occhi, dai, questo qua. Cicatrici sul viso. Sì, ma non le fai vedere però bene. Guarda questo, guarda. Cioè, ma scusate, ma non c'è. Ah, vaffanculo. Ma no, che taglio dei capelli di merda che gli ho messo. Ma no, sto taglio qua, no, però. Con la coda dietro. Non l'avevo visto. Lasciamo stare, no? A coda no. Che è sta roba? Beh, così sembra quasi proprio umano umano. Ah, ma pensavo che ci fosse. Posso lasciare questo qua. Fette di prosciutto all'amo, vedi che cosa. Più che la fette di prosciutto gli dovresti attaccare gli arancini. Se gli attacchi gli arancini davanti, quello corre anche il doppio. Una bella lasagna con gli arancini. Vedi come corre. Going in bed. Good night. Bella. Love you, baby. I love you too. Bye bye. Vabbè, la pettinatura gli lasciamo questa qua allora, dai. Mo ho visto. Tatuaggi sul viso, cosa abbiamo? La schiacciata siciliana, mi. ce ne sono di robe da mettergli davanti per farlo correre.
Secondo me basta qualsiasi tipo di mangiare proprio, che andava bene. Wow, Born to Kill, wow. Questo mi piacerebbe che c'ha la forbice sotto, però non c'entra niente con il barbiere, tutto il resto. Questa qua mi piace, dai. Questa qua mi piace. Piercing. Dove ce lo mette piercing? Lo facciamo proprio tamarro, lo facciamo, giusto perché... Vabbè, ne hanno messi. Oh, che ne puoi mettere 8.000? Qualcosa un po' più di soft, tipo... Mado, guarda questo poi. Vabbè, questo era un po' come ero io. No, dorato no, non si può vedere. Beh, perché mo fa solo questo? Ah no, questo è il colore del piercing, ma va a caccare. Allora, ma no, il colore del piercing mi fa schifo quella. Ma due normali come ce li avevo io, no, non ci sono. Ah, riniziano da capo. Vabbè, mettiamo questo, dai, questo ci sta. Che pure i denti. No, sto giocando col PC. Però hai solitamente i giochi sparatutto. Vabbè, come non si può guardare? Si può guardare, si può guardare, ti preoccupare. Trucco va, labbra. Mi pure abbiamo. No, questa roba qui no, questa qua no, dai. Trucco guance, imperfezioni. Cosa sono le imperfezioni? Non l'ho visto. Boh, imperfezioni non dà niente. Le unghie addirittura. I capezzoli li aggiustiamo. Senza capezzoli, lo facciamo senza capezzoli. È il primo personaggio della storia che nasce senza capezzoli. Ah, ma davvero? Cioè sì o no? Non ci posso credere. Poverino, vabbè, senza capelli. Questo qui lo mandiamo senza capezzoli. Tutto tatuato. Gli mettiamo un bel mosaico, eh? Una roba del genere. Cicatrici corpo, genitali? No, ragazzi, ma no, pene due che ho la vagina, li facciamo. Oh my god, ma state scherzando? Vabbò, ma non si può guardare, ma come? Cioè, ma scusa, se metti no, gli metti i pantaloncini. Vabbè, gli mettiamo un pene 2. Un piccolo pene 2, vabbè, ci sta. Oh, dimensioni, signori, un momento. Qua adesso ce la giochiamo. Qua chiamiamo Rocco, chiamo la telefonata a casa, un aiuto perché... Allora, vediamo un po' che dice le dimensioni. Grande. Piccolo, piccolo, ho predefinito. Vabbè, a sto punto esageriamo. Pure i peli pubblici. Questo è disegnato 02, 03 col cuoricino. Ma pensa tu se avessi fatto una donna. Vabbè, ce lo mettiamo pulito, dai, così un po' sopra, capito?
Il colore ce l'abbiamo bianco, gli mettiamo che sta invecchiando. Rosso, verde. Verde, dai, verde ci sta. Verde ci sta tutto. Madonna santa. Allora, punti disponibili 7. Allora, il fisico determina forza fisica pura, oltre permette di aprire le porte con forza a ogni livello fisico a partire dal livello 3. Aggiungi 5 punti salute. Te l'ho detto che questo era un giocone. E senti a me quando dico giocone, giocone. Però senza capezzoli, c'ha una bella spranga davanti, ma non c'ha i capezzoli. È così. La vita non può essere tutta rose e fiori. Vabbè. L'intelligenza cosa fa? Aumenta quando facciamo la capacità di RAM del cyber. Poi i riflessi, aumenta l'elusività passiva degli attacchi nemici. Probabilità di colpo critico, aumenta di 3 i danni con lame da mantide. Capacità tecnica, bloccare le porte e usare le armi tecnologiche, freddezza. Allora, noi gli mettiamo uno il fisico, gli facciamo uno ciascuno per adesso. Abbiamo 2 punti. Freddezza cosa fa? Aumenta il 2% i danni critici, 1% tutte le resistenze, 10% i danni furtivi. Riduce dello 0,5% la velocità con cui si viene rilevati dai nemici in modalità furtiva, aumenta di 3 i danni con monocavo. Quasi quasi gli aumentiamo un altro di fisico e un'altra capacità tecnica che penso che questo gioco qua servirà. Super family friendly, eh sì, eh. Questo qua adesso vedrai come si spacca nel gioco, eh. Questo qui spaccherà di brutto proprio. Allora, dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher da 4 soldi. Sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servano i forti. L'unica legge di Night City che non hai ancora affrontato. Wow. Andiamo avanti. Ma adesso me lo manda in giro nudo? Cioè non ho capito. Cioè, mi ha fatto scegliere tutto oppure la grandezza. Però non mi ha fatto scegliere vestiti per adesso. Vedremo. Secondo me nasce una porcheria. Ma smetti con la PS5, ma dai, ma veramente, ma comprati piuttosto un tostapane. Cioè, ma non la PS5. Mamma mia, ma come? Ma come devo fare con te? La PS5. Ma non ce l'hai? Fatti un PC, scusa. Ma me lo manda in giro nudo? Un po' d'anestesia. Ah no, gliel'ha messo i vestiti. Raddrizza il naso rotto o bevi shot. Un piccolo fastidio e sarà tutto finito. Forza, Chum. Ah, facciamo. Vabbè, beviamoci lo shot, va bene. Raddrizza il naso rotto. Aia, questo fa male, cazzo. Che cazzo fai? Figlia di puttana. Tutto bene, hermano? Un bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona? Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, baby? Senti lì, ho un problema. Stavolta è serio. Sì, ma 30 o 30 mega, eh? Cioè, è la stessa cosa comunque, cioè, la PS5 è bloccata, cioè, no? Non supporta neanche i monitor, voglio dire, 1440, fai conto te, cioè, bloccata a 60 Hz, cioè. Io non la chiamerei Next Generation comunque, la PS5.
pam, pam. Che problema, che problema? Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Sapevo di poter contare su di te. Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood che è un cazzo di strozzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata, V. Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. Allora, ti diamo il benvenuto a Cyberpunk. Prima volta a Night City, segui i tutorial con attenzione. Per prima volta a Night City, per forza, cioè appena uscito, è uscito oggi il gioco. L'ho appena installato ed è l'inizio del gioco, perciò sì, prima volta. Lo so, ma per quei due o tre giochi che compro all'anno. Con due o tre giochi che compri all'anno sulla PlayStation, praticamente ti ci compri quasi una scheda video, cazzo. È 80 euro a gioco, voglio dire. No, vabbè, ma è normale, se non ci giochi tanto alla fine, vabbè, ci sta una console. Però il fatto che comunque sei troppo chiuso con una console, cioè non hai spazi di niente, anche setting per i giochi, la grafica e via dicendo. Non lo so, io da quando ho iniziato a usare veramente il PC ho capito che mi sono perso tanti anni dietro le console, sono sincero. Allora, altrimenti se hai già esperienza puoi disattivare i suggerimenti. Vai al database in qualsiasi momento durante il gioco per accedere al tutorial e consultare gli argomenti più importanti di Cyberpunk. Allora, continua. È un bravo ragazzo. Mi salvi la vita. È solo sulla cattiva. Davvero. I demoni camminano. Allora. Ah, ma è in prima persona? Ok. E che volete fare pace? Cerca Kirk al secondo piano. Tutto bene? No. Vuoi un cazzotto? Do un cazzotto, no? Andiamo alla tipa? Ti sei perso, tesoro? Sì, mi sono perso nei tuoi capelli, bro. Che cazzo di capelli c'hai? Vabbè, normale, voglio dire, ha un certo costo inizialmente un PC, quello sicuramente, però poi te lo tieni per un bel po'. Però ripeto, è normale, giusto che alla fine vedi anche un po' quello che devi fare, perché se non giochi tanto, sì, la console accendi, giochi, spegni e va a fanculo. Il PC ci va un po' più di cura, quello sicuramente. Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. Brutta merdina, no, brutta mierda, mi. Ven aquí. Bastarda. Bagassa. Nah, sono accorto. No, non ho nemmeno quella. Non so, i colombiani forse? Certo. I colombiani, certo. Vabbè, hanno dato un po' di vita intorno. Ehi. Ti metti pure la mappa sto con... Sto ancora scaricando, amico. Controllerò, ci mancano già due bottiglie di Senson dalla sua ultima consegna. No? No, non è possibile. No, ti ci fanno giocare. No, questo non ti fa giocare. Sono stata in ospedale oggi. Javi ha qualche costola rotta, ma grazie a Dio. Il proiettile non ha preso organi vitali. Cos'è successo? Una caccia all'uomo della polizia. Inseguivano degli spacciatori. Allora se l'è cercata, eh? No, se ne stava lì. Ah, ma aspetta un momento, va. Adesso. Allora. Come siamo messi qua? Mappa, personaggio, caratteristiche, diario. Messaggi, shared, tarocchi. Inventario, zaino, cyberware, creazione. Creazione che cosa? Possiamo anche creare le armi qua. Ah,
Beh, sì, cazzo, quello hai ragione. Quello hai veramente ragione. Se parliamo a scaricare, aggiornare, via dicendo, c'è una vita proprio. Sicuramente. Io penso che avevo, dove ero prima, avevo la 100 mega e non so come mai Battle.net andava a 6 megabits al secondo, una roba del genere. Adesso dove sono, dove vivo da quest'estate, ho messo la fibra a 600 mega e cazzo, adesso tipo questo qui che era quasi 70 gigabyte l'ho scaricato in 16-17 minuti, perciò è andato veramente forte. Ah, i potenziamenti, guarda qua. Ah, abbiamo, ottimo, cos'è quel puntino? Il pantalone, le scarpe. Meno male che ci ha messo i pantaloni, magari senza mutande. Allora, manda avanti il tempo, non puoi cambiare ora al momento. Database, cosa fa il database? Allora, quadra turbo, oh la madonna, ma quanta roba c'è? Veicoli. Cioè, ma praticamente non finisce più sta roba qua. Bei ricordi, sì. Vabbè, ma il personaggio, mica io, mi dissocio allora. Voglio dire, ma come hanno fatto fare addirittura la grandezza, mi hanno fatto scegliere adesso per senza lo slippino mi bannano? Ma come? Pari suono. Ma scusa, ma un menu, ah, eccolo qua, fa un bagno. Allora, gamma dinamica. Comando gioco grafica, andiamo a vedere la grafica. Ray Tracing Ultra abbiamo. Campo visivo. Ce lo aumentiamo. Era 80, vediamo un po' cosa cambia. 90. Grana pellicola acceso. Vabbè, questo qui devo giocarlo un po' per settarlo tutto bene. Adesso praticamente è tutto ultra. Vabbè. Adesso è tutto ultra, ok. I porci dell'NCPD sparano chiunque. Non sparo, non l'ha mai fatto. Ma comunque è vero, cioè, mi hanno fatto fare tutto la membrana. C'è strana lì. E questo? Eccolo Piero! Abbiamo trovato Piero, ragazzi. Vedi che l'ho trovato? Guarda dov'è, guarda com'è vestito, guarda. Qua. Cambiato. Si è messo il cappello. La collanazza. Però è lui, cazzo, è Piero questo qua. Abbiamo trovato col panino e mangia, cazzo, è buono, vado, va. Cioè, giustamente si è messo pure il marsupio praticamente. Ma chi è questo Kirk? È lui, te l'ho detto che è lui. Ehi Kirk, voglio parlare. Vi, quanto tempo, dimmi che cosa vuoi. Allora, grande via. Pepe mi ha chiesto di parlare. Gli mandiamo una foto? Che c'è? È troppo timido per portarmi gli addi di persona. Oh, si è seduto a fianco a me, Piero. Cazzo, è una pistola. Digli che non mordo, non ancora. Allora, dagli un po' di tregua. Quanto ti deve? Che problemi hai? Big Giorgio, Big Piero questo qua. Allora, vediamo un po' questo qua, gli diciamo che cazzo di problemi c'hai. Che cazzo di problemi hai? Che schifo. Non pagagli l'affitto. Dagli un po' di tregua, ok?
Ti pagherà. Ha solo bisogno di tempo. Ti sembro un prete che gestisce un'opera di carità. Se prendi in prestito degli Eddi, devi restituirli. Con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci, sono un uomo d'affari, quindi devo sapere cosa ci guadagno. Eviterai problemi. Sai cosa, Kirk? A volte ho l'impressione che dimentichi che tu non sei di queste parti. Ogni tanto fai un giro a Haywood, certo, ma abiti molto, molto lontano, a Pacifica. Dove vuoi arrivare? Voglio dire che probabilmente dovresti pensarci bene prima di far incazzare qualcuno della zona. Ok. Sono aperto ad alternative. Cazzo. Caca sotto. Prendi il Quotefax, eh? Ah? Una bella auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo 4 a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. Che lo faccio, la terza, cazzo, di un servizio di autonoleggio. E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata per me. Allora, metti giù il foglio, non so se posso farcela. Vado un po' di fretta. Metti giù, stai calmo, eh? Non mi rompere le palle, voglio dire, eh? E hai visto se mi tolgo i pantaloni cosa c'è lì? Gran personaggio, eh? Non c'è lo slipino. Allora, metti giù il foglio. Se lo faccio il debito sarà ripagato. Un po' di fretta. Ancora. C'è tempo, cazzo, per favore. Non mi mettere fretta che mi viene l'agitazione per rispondere qua. Vabbè. Se lo faccio il debito sarà ripagato? Se lo faccio, il debito di Pepe sarà ripagato. Ma certo, sono un uomo di parola, lo sai. La cosa è semplice. Tu rubi una rifle per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Come faccio a bypassare la zona... a bypassare la sicurezza dell'auto? A chi appartiene l'auto? Onestamente è un piano di merda. Onestamente è un piano di fretta. È un piano d'acqua da tutte le parti. Ah sì? In che senso? Stai cercando il classico pollo. Non voglio incastrarti, Vi. Dicono che lavori bene. Insieme potremo fare parecchi Eddi. Sì, ma no, guarda, lo stavo per dire prima. Poi mi sono incastrato con Piero praticamente. È questo che mi fa girare anche un po' le scatole, questo vado un po' di fretta. Comunque le orecchie sì, sono pazzesche. Cioè, ha avuto un incidente al contrario praticamente. 2 aeroplani gli si sono schiantati dietro. Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose Kabuki anche più strane sotto banco. Che città? Abbi un po' di fede. Allora, siamo d'accordo? Prendi dispositivo d'accia di d'accordo, prendi dispositivo d'accia di farei meglio a mantenere la parola. Farai meglio a mantenere la parola, Kirk. Tranquillo, Vi. Questo lavoro riempirà le tasche anche a te, sai. Vai all'Embers, nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Sicuramente. Questa è una cosa pazzesca. È l'inculata pazzesca questo qua. Cioè, già non mi piace, no? Lui. Poi con queste orecchie. E Piero dove cazzo è andato? Oh, eccolo qua. Ciao, Piero. Mica te lo darei uno schiaffo. Poi si trucca pure. Comunque cazzo gli assomiglia per davvero. Cioè, dimmi che non gli assomiglia. Ma
togli il cappello e metti i capelli bianchi, è uguale. Ah boh, andiamo a vedere. Ehi, hey, ciao bella. Oh, che cazzo mi passa attraverso? Sono tutti della stessa. No, Perales è diverso. Viveva a due isolati da me. Per questo episodio, che cazzo dice? Appena verrà eletto, i corporativi se la faranno sotto. Ehi, come va? Ci crederò quando lo vedrò. Perché di questo come vestito? Oh, ma veramente, è ugualissimo proprio. Aspetto qui. Ma non vincerà la cintura. Cazzata. Quel cabrone è il migliore della sua categoria. Certo, certo. Ha steso Hernandez e Smith. Accano ha un dono. Dove andiamo? Cicciolo oh, della città. Ehi, perché non vedo nessun cazzo di limone? Nemmeno un lime? Ci sono, fidati. Che è il barista questo qua, che non vede i lime? Allora, godiamoci un po' un attimo intorno alla città. Sì, ma veramente? D'altronde è cyberpunk, perciò. Che debiti? Guarda, abbiamo trovato la casa per Piero qua. Glielo pago io l'affitto qui. Vabbè, andiamo a vedere, vai. Ah, corre anche. Qualche spicciolo per un veterano. Il dio della con i ragazzi di comunque così tutto in ultra praticamente gli FPS saranno sui 60. Un po' chi c'è. Lì, quanto tempo? Non sapevo che fossi qui. Sono tornato qualche settimana fa, non sei cambiato per niente. Hey Wood. Corpo nel bagaglio, non è cambiato per niente. Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'è? Un bel matarassino. Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da che fare. Che dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Parla con padre. Entra nell'auto di padre, si chiama. Minchia, Marcus. Ah, mi fai... Che gentiluomo. Bell'uomo. Dove sei diretto? Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? Mark. È andato bene il tuo ritorno a Night City? Tutti dei chip. Guarda la mano. Ho trovato qualche lavoretto quella, niente di grosso. Ma tiro avanti. Niente di grosso. Grazie . Per l'interessamento. Quindi Atlanta non era poi come ti aspettavi. No, non come proprio. Vedi, sono tornato. Se fosse stato meglio, sarei rimasto lì. Forse sarà tutto di guadagnato. Dalla vita fuori. Beh, comunque, dai, diciamo un inizio già avvolgente. Abbiamo visto ancora niente, però... Merda. Sembra che gli hanno dato parecchia vita intorno. Mo chi so questo. Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armato? No. Non ce l'ho una pistola. Ma date una pistola. Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Beh, paparino, che mi dici? Di ancora una cazzo di parola. Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te, il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Beh, c'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa.
Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Vai a fare in culo. Marcus, vai. Ma adesso vediamo cosa, come andrà avanti per vedere prima persona, terza persona. Io gioco tanto in prima persona, ma anche in terza persona, perciò boh. Hai ancora il dono. Il fatto... Ci sono parecchi stronzetti in zona. Aspetta, fallo addosso non appena tiri fuori il ferro. Ah. Chi era quello? Nessuno d'importanza. A volte la prima persona su questi giochi qua non è bella perché è tipo un po' scattosa, capito? Non è... Ha puntato un ferro addosso. Non è... Sì. Come si dice? Bella liscia come un COD, capito? O un Halo. È diverso lì la prima persona. Qui è quasi meccanica la telecamera, capito? Non... Qui va bene. Per adesso. Scenderò di sotto. Vediamo cosa succederà. Tieni, prima di andartene. Il tuo numero? Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. E il Signore sia con te. E con il tuo spirito. Amen. Porca puttana. Vedi quello che dico? Cioè, guarda come è meccanico. Cioè, non è liscio come... un Halo Call of Duty, capito? Ma non posso fare niente, praticamente non... Che è sta roba qua? Ah, mi dice anche abitante di New York civile. Ah. Questo si abbassa e si alza. Il gioco delle luci delle RTX sembra veramente bello, però guarda le ombre, come si muovono le luci per terra, questo qui come segue, bello. Oh cazzo. Corpo Thieves Must Die. Wow. Non posso far nulla, che è? Cosa ha comprato? Ma che? Ho speso già dei soldi senza... Vabbè. Oh, l'ascensore è già aperto. Parcheggio, prendi l'ascensore per il garage. Allora andiamo al parcheggio. B, situazione. Sono sul posto. Sto per parlare col tuo uomo. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello. Eh sì, terza persona sicuramente ce l'hai molto più ampia. Però aspetta un momento, perché prima ci ha dato nelle impostazioni, la grafica, il campo visivo. Vediamo un po' cosa aumenta con 100. Allora, vediamo un po'. Vabbè, diventa un FOV un po' più lungo praticamente. Diventa un FOV un po' più lungo. Vediamo se lo mettiamo a 70. Eh sì, molto vicino, vedi? Cambia il FOV praticamente. Non so se noti se hai notato la differenza. Ma che cazzo, ma perché mi fa partire sempre da quello? Sì, lo allunga di un bel po', lo allunga. Non so se hai notato la scritta sector, capito, per vedere la distanza di un bel po'. Lo lascio a 90, dai, sembra un po' più lungo. Vedi com'è meccanico, cioè no, è tutto, non mi piace questo motivo qua quando sono così, sta prima persona qua, capito? Sì? Posso esserti d'aiuto?
Quella che c'è la... Trova Rick, opzionale. Sei Rick? Sì. Lavori per Kirk? Sì. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. Sì, esatto, come sei, una roba del genere, come un grand'angolo, sì. Kirk, vedo l'auto. Ora tocca a te, ragazzo. Buona fortuna. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Visto? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Ok. Che macchina, ragazzi. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. Secondo me arriveremo a una macchina così. Dai però, metti in moto, vado lì. Vado. Scendi. Che? Oh, merda! Guidi bene. Ora scendi. Che fai? Ma che cazzo? Mani in vista! Siete in arresto! Restate dove siete! Ci hanno incolato. Mani in vista! Non fate scherzi! A terra, pezzi di merda, subito! Ciao, bella! No, no, non mi faccio bannare, tranquilla. Buona serata. Buona serata, grazie per essere Jackie stata qua. Wells, il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso più saggio. Ehi! Detective Steens! Ne è passato di tempo! Ispettore! Che proprio devi guardarti questa qua. Questa è una bella serie di video. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Forza, sputa il rospo, sto aspettando. Ah, sì? La tua non mi dice nulla. È ripartito per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ciao, ho bella. Ho sempre pensato che voi parassiti di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Non sai un cazzo di me. La verità fa male, ma attento a come parli. Non sono un tipo paziente. E dai, Stitz! Non puoi far finta di niente. Se ci arresti non faremo un cazzo fino al processo. E poi? Hanno peggio. Ci daranno qualche mese. Merda. Oggigiorno la galera è strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, peggio da strada qualsiasi. Arrestati, signor Fushioka. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Quest'altro non ho tempo poi per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino più. Oh, wow. Sentito, no? Corruption. Cazzo. Tanta corruzione qua, Giornata di merda. Sinceramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nah, Stintz non lo farebbe mai. Sei sicuro? Mm-hmm. È nato e cresciuto a Haywood come noi. Odia i corporativi quanto te. Ha fatto solo quello che doveva. Tutto qui. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Nah. Il lavoro era sospetto fin dall'inizio. Neanche la magia sotto banco di Kabuki può aggirare un allarme come quello. Dovevo immaginare che la polizia mi avrebbe beccato. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna?
Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? Ha l'appoggio del cartello. Del cartello? No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ah, così? Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Eccolo lì, un altro con la chimica. Forza, sto morendo di fame. Ok, e cibo sia. Andiamo. Beh, dai, già sembra ben concentrato di roba. C'è Stanley qui con voi. Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni. Oh, amo questa città. La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada. Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno. Metà, se tutto va bene. E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Perso un dente. Una vitaccia. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai, importa solo il modo in cui arrivi. A Night City, la città dei sogni. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Certo, perché no? Iniziamo con l'addestramento base di combattimento. Questa sessione sarà registrata e valutata. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militech? La criptazione Militech è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora, in posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Passiamo a un programma tattico di puntamento. Sai, tanto per riscaldarsi. Ma no, sembra tirare. Se sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Male, ma è più realistico se il bersaglio è armato. Non stare lì impalato, cerca di farlo. Prima di passare, nasconditi da un riparo, riparati per proteggere il mio fuoco.
Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Come cazzo si usa il reanimator? Va all'area d'addestramento a fermo. Oh, guarda. Stavolta si è portato dietro i suoi ciuoli. Sai cosa fare? Madonna, se è brutto il sistema di combattimento. Mamma mia, ragazzi, se è brutto. Vieni fuori o... Ottimo lavoro, Ben. Sali sulla piattaforma e andiamo avanti. Il prossimo corso è quello di hacking. Scoprirai che ho cambiato un po' la lezione. Ah, ma non c'è, ma no. Allora, impostazioni. Comandi, vibrazione... Zona morta interna, zona morta esterna. Livello verticale, orizzontale. Visuale in terza persona, mouse. Wow. Devo capire se... Allora, così sembra che si muove tipo un robot. Quando c'è l'arma in mano... Vabbè. Aspetti... Apri lo scanner. Gli oggetti relativi agli incarichi sono evidenziati in oro. Scansiona due di questi oggetti. Scansiona degli oggetti in oro. Il pericolo è evidenziato in rosso. I grabi sono evidenziati in verde. Gli oggetti interattivi sono evidenziati in blu. In questo modulo imparerai ad applicare strumenti tecnologici a situazioni. Hackera quello schermo per distrarre la guardia. Con un cyberdeck installato, il tuo scanner fornisce un'interfaccia aggiuntiva da cui selezionare gli hacking rapidi relativi ai bersagli. Usa distrarre i nemici per distrarre la guardia. Scorre la lista degli hacking rapidi disponibili con o sopra o sotto. Allora, il primo dice ping, durata 0 secondi, il tempo di recupero 0 secondi. Mette un ping nella rete del bersaglio per rilevare tutte le persone e i dispositivi connessi a esso. Distrae i nemici. E segue. Feccia corporativa. Tutto stile, niente sostanza. Bene, ora eliminalo in silenzio. Bene, è tutto tuo. Toglilo di mezzo. Non conviene lasciare tracce del proprio passaggio. Specie se parliamo di cadaveri. Raccogli il corpo e nascondilo. Ti pareva. Puoi nascondere i nemici morti e privi di sensi in alcuni luoghi. Ciò ti aiuterà a evitare da farti scoprire dagli altri nemici. Ok. Come che... Okay. Ok,
Ora prova a eliminarlo con stile. Ciao bello! Ciao Calbon! Con stile che cazzo significa? Allora, uccidi e... Ok, questo l'abbiamo fatto. Pronto ad acchiarare qualche idiota in tempo reale? Divertiti! Allora, controllo telecamera. Vediamo un po'. Gli hacking rapidi più avanzati permettono di sfruttare a proprio vantaggio l'ambiente circostante o i nemici. Hacking rapido, scenari complessi. Guarda, l'ho messo adesso praticamente. Ho iniziato da... In totale per il gioco, diciamo, una mezz'oretta, perché prima stavo parlando con un'altra mia amica che abbiamo vissuto assieme a Londra. Stavamo commentando perché all'inizio praticamente sono fatto il personaggio, cioè è un po' comico perché lo fai nudo, gli fai anche un po' il membro e tutto quanto, però è fatto bene, caspita. C'è tanta roba, sembra veramente, c'è tantissima roba, però adesso tipo il gioco è tipo una mezz'oretta, sembra bello. Adesso sono in un tutorial che ho scelto io di farlo, giusto per capire un po' di cose, però se vuoi lo puoi pure evitare sto tutorial qua. Allora, violazione protocollo, ritorno alla granata. Cosa abbiamo qui intorno? Allora. Tempo restante per la violazione 9999. 55. Allora, per caricare il demone spessa AES dovrai ricreare la sequenza di codici selezionando i caratteri della matrice codici. I caratteri selezionati sono visibili nel buffer. Allora. Sì, ma gli ho messo tanta roba, eh. Quando ho fatto il personaggio sotto tanta roba. Allora, sequenza 5. Non riesco a capire. Ah, allora, 55. 55. BD 55. Ora, fa esplodere la granata. Allora, esegui. Sì, ti pareva. Per forza lo faranno tutti. No, anche la donna con PC. Mamma mia. Sì, infatti anche qui gli potevi mettere comunque un'altra roba, cioè senza il pisello, ma mettergli, cioè senza la membrana e mettergli il taglio, capito? Perciò... Visto? Devi solo spegnere il cervello e seguire gli ordini, proprio come nella Militech. Sotto la mia saggia guida sei un vero campione. Prendi posto sul podio. Niente male. L'algoritmo della Militech ti ha messo alla prova per bene. Ho altri moduli se vuoi migliorare qualche abilità. Altrimenti, vai pure. Ma ricorda, la strada non ti darà consigli né seconde occasioni. Tutorial obbligatorio completato. È completata la parte obbligatoria del tutorial. Puoi interagire con la porta. Beh, iniziamo o no? O dare un'occhiata al tutorial opzionale per apprendere funzionalità di gioco. E quasi quasi ce le facciamo, visto che... Furtività, hacking. Boh, me li faccio, va, tanto so leggere, dai. Bene, per prima cosa vediamo come te la cavi con la furtività. Allora, vai alla finestra. Allora, contrassegna tutte le
Allora, lo scanner. Ok, fatto. Sono 4. L'ho fatto, ma tutte le guardie. Sì. C'è qualche altro? No. No, non penso. C'è qualche altra guardia che non vedo? Contrassegna tutte le guardie. Allora, per quanto sei un bersaglio, se, ottico, guardalo e premi. Ah. Ma che ca... Sì, l'ha preso quello seduto anche. Infatti c'è, vedi? Non me li dà... Non me li scannerizza più. Allora, per contrassegnare un bersaglio con il Cyberway ottico, guardalo e premi RS. Ah, ma devo... Ah, devo farlo con lo scanner attivato così. Ah. I nemici ignari della tua presenza seguono la loro routine, perciò presta attenzione ai loro pattern comportamentali. Sfrutta quello che scopri per aggirarti furtivamente e non farti individuare. Ok. Quando entri nel campo visivo di un nemico, il suo indicatore di allerta inizia a riempirsi. Trova un riparo per evitare di farti scoprire. Ok. Cerca riparo, presto. Okay. Bene, bene. Ora muoviti lentamente verso l'uscita. Non farti vedere. Furtivamente, B. Hai mai visto una BD sui ninja? Ecco, così. Questo lo possiamo ammazzare? Sì, perché sennò questo ci vede poi. No, ma l'ho visto. Vabbò. Non preoccuparti, riprova. Pensavo che quello dovessi ammazzarlo, invece no, vabbò. Sì, infatti dopo ho capito che dovevo pingarlo, sai. Però il bello è che ti vedono, voglio dire, solo dietro il riparo. Cioè quando passi ti vedono. Sì, ho capito, continua. Cerca riparo, presto. Ok. Ci sono già. Bene, bene. Ora muoviti lentamente. Sì, è complicato, era complicato solo per il pingare, poi per il resto va buono. Allora, adesso c'erano due che mi guardavano. Adesso per andare lì sopra praticamente area ostile. Allora, se vado dritto così no. Furtivamente. Non mi vedo. Hai mai visto una BD sui ninja? Ottimo, ben fatto. Okay. Raggiungi la prossima area. Ah, poi un'altra cosa, secondo me nella mappa ti aiuta di più guardare la direzione dove loro vedono, così magari gli passi un po' in mezzo dove non possono vederti. Tieni gli occhi aperti per i sistemi di sicurezza come le torrette e le telecamere di sorveglianza, che possono far scattare allarmi e attirare i nemici verso la tua posizione. Ok. Ora la stessa cosa, ma con la telecamera. Ah, ecco, devi fare questo e poi pingarli, così almeno lo puoi vedere. Allora, la telecamera si muove. Sì, lì e poi va... Ok. Ah, ok.
Cioè, aspetto il momento quando vado dall'altra parte lì, faccio il giro. Ehi, non sei una stupida recluta della Militech. Datti una mossa. Oh, e se c'è la telecamera, che mi dà una mossa? Tipo adesso. Allora, di là non mi vede più. Posso andare, ok. Ottimo lavoro. Ok. Sali sulla piattaforma per uscire. Bene, e ora finiamo con un po' di tecniche di combattimento avanzate. Allora, poi potremo chiudere la sessione. Questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Tecniche di combattimento avanzato. Vediamo un po'. Questa è l'ultima. È tempo di un po' di combattimento ravvicinato. Stendilo. Ma fa attenzione. Sembra tosto. Vediamo da dietro. Cazzo. I nemici di livello molto più alto del tuo, indicati con l'icona del teschio, possono liberarsi facilmente dalla tua presa. Sconfiggerli è estremamente difficile, perciò procedi con cautela. Ok, andiamo bene. Premi due volte schiva, attacco rapido, tieni premuto, attacco potente. Ah, per attacco potente tieni premuto, altrimenti tieni premuto, para. Ok. Ok, direi che ci siamo. Ora troviamo qualcuno più vicino alla tua classe di peso. Allora, premi per eseguire un attacco rapido. Ok. Per eseguire una combo di attacchi rapidi, premi RT mentre stai eseguendo l'attacco rapido precedente. Ok, tieni premuto RT per caricare un attacco potente, quindi rilascia RT per eseguirlo. Attaccare continuamente un nemico consuma la tua resistenza. Gli attacchi rapidi e quelli potenti hanno costi di resistenza diversi. Ok, questo è normale. Il tuo livello attuale di resistenza è mostrato con una barra gialla nella parte alta dell'interfaccia. Ah, ok, la resistenza è lì. È più piccola, no, cazzo. Il nemico è in posizione di guardia. Colpiscilo per vedere l'effetto dei tuoi attacchi su di lui. Alziamo la difficoltà da facile a normale. Il prossimo idiota saprà parare i tuoi attacchi. Sì, esatto. Gli attacchi rapidi non danneggiano i nemici che parano. Solo gli attacchi potenti possono rompere la loro guardia, questo l'avevo già capito. Sì, no, my love growing a lot and you are so beautiful. And hello Lisa, a kiss for you and chill. Say thank you so much, grandma. You're welcome. Bye. Ah, scusate, eh? Allora, tieni premuto la leva e assume la posizione di guardia. E ora la parte noiosa. Parare i colpi invece di sferrarli. Quando subisci un attacco mentre pari, consumi parte della resistenza. La resistenza raggiunge lo zero, la tua guardia verrà rotta. Ok. Gli attacchi potenti dei nemici possono rompere la tua guardia, nello stesso modo in cui i tuoi attacchi potenti possono rompere la loro. Ah,
Ah, devo parare due attacchi. Ok. Per contrattaccare premi LT subito prima di subire il colpo e per deviare l'attacco rispondendo automaticamente con un contrattacco. Okay. Quell'idiota si sbilancia ogni volta che attacca. Approfittane, avanza e sferra un contrattacco. Ah, ok. Ok. Per schivare scegli una direzione, premi due volte B. Rapida decisione. Che idiota. Mi piace. V, voglio vedere quel coglione colpire l'aria. Non farti prendere. Che gran combattimento. Usa tutte le tecniche che hai imparato per neutralizzare il nemico. Hai padroneggiato la via dell'idiota, mio giovane apprendista. Non ho più nulla da insegnarti. Boh, già morto. Dove... Pensa tu. Passiamo alle armi corpo a corpo. Tutto sto casino, tutte le cose prendi che hai imparato, vabbè. Gaspa, ah, adesso ci siamo, eh. Gialla, poi. Che è... Karate Kid. Dicono che comandamento corpo a corpo che hai imparato possono essere usate anche con le armi corpo a corpo come le katane. Tipo ninja, ragazzi. Bello, con le spade già mi piace. Bene, adesso fammi vedere cosa hai imparato. Hai a disposizione una serie di armi e un cyber deck. Ora affronterai una serie di nemici che hai già incontrato durante l'addestramento. Neutralizzali nel modo che preferisci. Bravo. C'è la scivolata alla Call of Duty. E questo? Cioè, è già morto? Bene. Hai già capito come funziona, direi. Sali sulla... Bel casino, però, vabbè. Cioè, non soltanto... Non per i combattimenti sono abbastanza... La furtività, vabbè. E l'hacking, quello secondo me è un po' più difficile di tutti, però vabbè. Vabbè, mo se ne andiamo, abbiamo finito. Secondo me alla fine è l'hacking quello un po' allora, più difficile, Carlo. Niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Ok, allora. Guarda che macchinina che c'ho, guarda il mio cagnolino lì. Ci metti molto? Vabbè, stai calmo però, eh. Diamoci da fare. Ok? Bah, non lo so. Ascensore, di qua. Ascensore, di qua. Questa è la macchina che avevo prima fatto l'incidente. Oh. Che cos'è? Perché non posso prenderlo? Che fai, lì? Questa è una cosa che dovrei prendere però, eh. Muoviti, mano. Forse dopo. Vabbè. Niente, non me la fa prendere adesso. Dai, su. Dai, bello, seguimi. Comunque sono tutte queste robe qua, secondo me, poi da prendere. Allora, dove dobbiamo andare? Entra in ascensore con Jake. No, vabbè, fa lui. L'obiettivo è Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo pio monitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Vabbè. Noi siamo arrivati in tempo, Bug. Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra. Fantastico. Bug, potresti essere un po' più gentile. Vuoi gentilezza, supporto? Chiama un cazzo di servizio clienti. Ma a quanto ho capito, comunque è tipo un The Witcher portato al futuro.
Quello è lo stile, perché praticamente avrai, adesso sarà, adesso è solo l'inizio, perciò ti farà capire, capito? Sto facendo delle mini missioni per capire comunque, tipo, ti fanno capire il gioco. Poi avrai un mondo aperto, dovrai sceglierti le missioni secondarie, perciò dovrai spostarti da una parte all'altra, ti sposterai con i mezzi, mentre in The Witcher con i cavalli e roba varia, e farai le quest principali e le quest secondarie, stessa cosa come The Witcher, va ambientato in una cosa futura, è tutto qua, perciò non penso che sei online con altra gente, questo non lo penso, perciò è un The Witcher portato al futuro. Cerchiamo il 1237. L'obiettivo, ma come cammina lui? Che gli è successo? Speriamo non sia troppo tardi. Odio le questioni di vita o di morte. Svelti. Prova ad hackerare la porta. Riesci a forzarla, Vi? Sì, ma se ti toglie. Allora. Basso profilo. Grazie. Vedi, ci sono cose da prendere. È lei, è la nostra donna, Vi. Ah, sì, ti ho risposto. Dicevo, praticamente questo qui è un The Witcher, come The Witcher 3, riportato al futuro. Hai le quest principali, le quest secondarie, un mondo aperto, ti sposterai qua con le macchine o con le moto futuristiche, mentre lì con i cavalli. Perciò poi sta a te scegliere i dialoghi, sai, in base ai dialoghi cambierà qualcosina. Perciò praticamente è un The Witcher futuristico. È la stessa famiglia comunque, capito? Cioè quello è il gioco. Spero che adesso non ti è andata via la connessione. Allora poi sceglierai tu dove andare, anche a farti le queste principali oppure no. No, non penso che giochi con personaggi online. Almeno, sino adesso, no. Ha fatto tipo la storia solo in singolo. Sei tu. Questo, non, sono sincero, non te lo so dire. Ancora non ci siamo arrivati. Sta sul pezzo. Guarda se è lei. Sì, vabbè. Sandra Dorset, protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Questa è riproduzione Z-Tech da mercato nero. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Allora, Giorgio, abbiamo qualcos'altro da prendere qua. Sempre qua c'è un sacco di roba adesso. Muoviti mano. Emergenza on demand. Emergenza on demand, leggibile. Allora, prendiamo. Muoviti mano. Vabbè, questi sono i diari, me li posso leggere poi con tranquillità. Muoviti mano. Sì, da una parte sì, sarebbe figo. Però bisogna vedere adesso se che intenzione hanno per implementarlo, capito? Magari. Che fai, Vi? Magari ci sarà. Adesso vedrò anche di capire meglio già cosa farà più avanti. Abbiamo il kit medico. A che posto strano però, eh?
ci vedranno. Comunque un giorno secondo me arriveremo così, eh. Arriveremo veramente a vivere a queste condizioni qua, dove la tecnologia ci porterà alla rovina. Uso del cyberware ed effetti collaterali. Bene. Ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. Facciamo il culo. Attenzione. Fatto secco. Mi ammazzo! Al culo, Pendejos! Pendejos! Affanculo, Pendejos! Estrarre il bersaglio sotto il fuoco. Non vorrei che sia padocchio. Alli a pezzi! No, direi di no. Occhio! Hanno delle granate! Il sistema di mira, per esempio, mi fa schifissimo. Perché le massate non gli fanno nulla a questa qua? Vabbè, io pensavo di andare lì ammazzate, invece non gli ha fatto niente. Piccoli passi, vi il nemico. Di nuovo di qua bisogna. Ah, bisogna riprendersi tutto proprio. Vabbò. Non pensavo. Comunque il sistema di mira fa veramente schifo. Sì, infatti, troppo, troppissimo a conto. No, ma poi è bello che quando ti muovi così è troppo meccanico, no? La telecamera. Però quando devi sparare, spara la cazzo di cane praticamente. Occhio, ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. Facciamogli il culo. Poi il B, arrivano. Aspetta il momento giusto. Fanno secco. Cabrones. Ce n'è un sacco. Aspettiamo il momento giusto. Fanno fuori uno. Prendi quello vicino a te. Facciamogli la festa. Suerte. Tutti fuori combattimento. Ma credo che ce ne siano altri. Vai. Cos'è? Vai. Canottiere in tessuto sintetico. Trasporta corpo. Questo cosa c'ha? Allora, granata, prendiamo la granata. Vabbè, quell'altra pistola no. Contenitore pieno qua, vabbè. Dove ce la mettiamo questa qua? Dove ce la mettiamo? Ce l'abbiamo un altro frigorifero, no? Vabbè, lasciamolo qua, va. Vaffanculo. Segui il percorso indicato da P di bug opzionale. Attenzione. Cosa abbiamo qua? Succo di cactus, granata fermentazione. Ok. C'ha? Il berretto, no? Il nemico in guardia. Questo ce lo prendiamo.
equipaggio, dai. Oh, canne mozze. Wow. Bello. Palle però, se mi vede sempre. Allora, vediamo un po'. Lì ce n'è un altro. Faccio a passare di là. Non vedo movimenti sui sensori. Mi sa che l'avete seccato. Via da lì. Il munizione vicino alla pompa. Guardatevi in giro, deve essere lì. Dollari, prendi. Wow. Non pensavo che cosa abbiamo qua? Tutto liscio. Rimbalzo MK1. Preferivo meno casino. Euro dollari. Va bene lo stesso. Ok. Questo cosa è il giorno in cui cade euro dollari. Euro dollari. Sembra anche tanta roba, veramente tanta roba da prendere, mamma mia. Bisogna anche capire adesso, maglietta militare da... Oh, questa è bella però, la prendiamo. Ricevuto un nuovo oggetto, ottimo, questa qua mi piace. Oh, questa è un pezzo fuori dalla città. Carte... so che cosa ci possono servire. Cos'è qua? Profumo. Penso che tante cose abbia king size. Tante cose magari si venderanno o serviranno per farsi. Perché puoi costruirti anche le armi, a quanto ho capito. Cos'è questo? San Rossei, no, boh. C'è tanta roba comunque da prendere, ma proprio tanta. Cerca Sandra, vabbè, apriamo la porta di qua. Porca puttana. Io comunque il mio l'ho fatto senza capezzoli. Credo sia lei, l'obiettivo. Ci siamo, è viva. Sto per scoprirlo. Vi collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Mi collego. La vedo grigia. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, i trauma dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco, ti bug. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Hack da mangiascope, eh? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shard. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. Ho trovato lo shard. Lo tiro fuori. Controlla il biomonitor. È cambiato qualcosa? Salve, Sandra. Se sei cosciente, assumi la posizione di recupero. Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Vabbè. Secondo il biomonitor, fra 3 minuti arrivano i trauma. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobrezita, tiriamola fuori dal ghiaccio.
Merda! La perdiamo! V, dimmi che succede. Jackie, ipodermica! Cazzo, si mette male! Al volo, V! Credo... Cazzo, ha funzionato! Fuera! Portala fuori! Gli scava abbandonano la nave. Avranno visto il trauma, vorranno evitare altre perdite. Salvataggio. Atterraggio, allontanati. Inizio protocollo di sicurezza. Seguire le istruzioni. Ma come arriva all'ospedale adesso? Lascia a terra la paziente. Lascia la paziente sulla barella. Cinque passi indietro. Adesso. Ma adesso l'ambulanza arriva così, con le armi? TT 133 al comando. Paziente NC570442 in sicurezza. Stimolanti somministrati 70 mg di dopamina, 110 di noradrenalina, 800 di fibrina. Wow! Ammazzate, oh! Andiamocene! L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro, abbiamo finito. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente. Senti, Mano, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? Un appuntamento con Misty. Posso... Questo cos'è? Fucile d'assalto. Non posso abbandonare un amico, ma non farci l'abitudine. Questo? Mirino, lo prendiamo. Camposaglie. Munizione pistola, ok, li prendiamo. Max, il pistolo è istantaneamente con l'antepresenza della salute, questo lo prendiamo. Euro dollari, varie, questo vale dei soldi. Allora, stivali bassi da motociclista, logo riconoscenti composti. Li prendiamo, ha ricevuto un nuovo oggetto. Ma come si spegne sta musica? Allora, sembra che non c'è più nient'altro da prendere. Non c'è nient'altro da prendere. Salvi il culo, V, grazie. Che ne dici se ti porto a casa, eh? È tutta tua. Io sono distrutto. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare che mi porti a casa? Eh? Ah, quasi dimenticavo. Facciamo una chiamata a Wakako per dirle che abbiamo finito. Wakako. Com'è andata? La nostra cliente è sana e salva? Yes! Certo che è sana e salva. Gli accordi erano questi, no? Splendido, la paga vi aspetta. Potete passare a prenderla quando volete, anche subito. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare a casa. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Gira voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Lascia fare a me, Mano. Guido io. Dal lato passeggero, vabbè. Non mi ci fa neanche guidare. Come incarico il lavoro?
Non mi stancherò mai di Night City. Una città come un'altra, solo più grande. No, Manu, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa. Che dici? Jackie, stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cinghiato. Non mi piace, Vi. Neanche un po'. Pugna all'arma. Rifatto l'allarme, torno a sederti e premi due volte. Prendiamo... Dov'è la... Scam! Figli di puttana! Cazzo, guida, Jackie! Dai, mi finca da madre! Non riesco, vai dritto! Tieniti forte, vi! Cazzo, scusa! Ancora, bastardi! Vi, mira all'autista! E gado! Ah, ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Fa niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Lo Shaq. Cazzo, vanno sul serio. Ma che... Ah, una da voda. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Agente, signorina! Che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. La sua ragazza? Ah, si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi, non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare, ma sono gli ultimi. Ok, muovetevi. Le auguro una buona serata, gente, signorina. La convinta. Ah, allora sai essere gentile quando vuoi. E quando è che non lo sono? Sempre? Io sono sempre gentile. Gentilissimo. Ma mi faccio il piacere. Little China. Cioè, ma qua piove sempre praticamente, come dove vivo io. Questo l'hanno girato in Svezia, sarà la futura Svezia. Cazzo. Guarda, me, sta scoppiando un casino. Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Non sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali, sono Max Tuck, i predatori alfa dell'NCPD. La Max Tuck arriva quando le cose sono fuori controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Ah, fine dello show. Quei poveri bastardi se la sono cercata. Se ho come posto passiva puoi premere B per saltare la cosa e arrivare subito a destinazione. Vabbè, questa come prima volta
ce lo godiamo, dai. Un po' di musica. Ce l'abbiamo fatta, siamo quasi da te. E tu? Non ce la fai a tornare a Haywood adesso? Tranquillo, V, mi faranno passare. Sei sicuro? Oh sì, farò di nuovo il gentiluomo. Eccolo lì. Dove stai andando dentro sto garage? Si può capire? Allora sogni d'oro. Anche a te. Ciao Jackie. Di a Misty che la saluto. Sarà fatto. Hai luego. Hai luego. Non era hasta luego. Allora, apri talenti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo un punto. Allora, uno dei punti attributo disponibili e un punto talento disponibile. Allora, vediamo un po'. Livello, intelligenza, viola di. Abbiamo i riflessi, capacità tecnica, freddezza, assalto. Riflessi determina l'agilità, oltre ad aumentare la velocità generale di movimento, ogni livello di riflessi aumenta dell'1% l'elusività passiva, aumenta dell'1% la probabilità di colpo critico, aumenta di 3 i danni con lame da mantide. Fisico, allora, abbiamo 5-5-4-4-4, vabbè io ci aggiungo ancora un punto salute, va, ma che è? Aspetta un momento. Allora, al fisico, ok, l'abbiamo speso. E poi, apri talenti. Ah, ho capito. Ogni cosa c'hai un talento addirittura. Allora, atletica. Vabbè, però mi hai scassato un po', eh. Allora, lottatore di strada, come c'è? Annientamento. Pompato, riduce al 10% il rinculo dei fucili a pompa e delle mitragliatrici leggere. Coppie frantumate, aumenta i danni da tanchi potenti con le armi contundenti. Atletica, aumenta di 60 la capacità di trasporto. Rigenerazione passiva la salute, rigenera lentamente durante il combattimento. Invincibile, aumenta di 10% la salute massima. Quest'altro aumenta di 10% la resistenza massima. Adesso aumentiamoci. Aumento di 60 capacità di trasporto. Facciamoci una. Adesso. Il trasporto, dai. Ok. Uno aperto. Vabbè, c'è tanta roba comunque da fare. Ma tanta roba. Allora, quella l'abbiamo. Questa è l'atletica, annientamento. Cioè, ce n'è tanta di roba da portare su. Ottimo. Davvero ottimo. Livello 2, reputazione 2. Ok. Il salvataggio, torna a casa. Ragazzi, datemi un minuto, arrivo subito.
eccomi qua, scusate. Ho dovuto anche cambiare l'acqua a pipistrello. Bug. Dimenticavo, un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Rendiamo grazie al Padre nei cieli. Allora, se vuoi andare via, running completo, vaffanculo, manco lette. Conduttrice del programma Chip Eastman, che promuove l'uso di impianti CRPC. Allora, come va la tua vita, tesoro? Non mi lamento, Ziggy. Grazie per l'invito. Queste per esempio sono cose da comprare, però ancora non ho capito, mi devono spiegare che cosa sono. The Last Love, burrito, penso che sono energetici, vabbè. Stupido cancello, ancora bloccato, è la terza volta. Le ultime due volte ho pagato per sistemarlo, mi sa tanto di truffa. Ma l'amministratore mi sente? Ah, oh, sì. Che vestito però, ragazzi. Casino tra le mani. Cioè, guarda questa. Vabbè. Cazzo di imbecille di merda. Posso parlare, no? Allora, controlla il tuo magazzino delle armi. Opzionale. Guarda qua. Il tuo magazzino è un sistema sicuro per conservare l'equipaggiamento, puoi accedere da tutti i tuoi rifugi e veicoli. Per esempio, se deposi qualcosa magari vaffanculo, però apri il nascondiglio, ok, vediamo un po'. Fucile d'assalto, allora pompa, ci trasferiamo la pistola. La pistola. Ah, e poi ho i vestiti. Ok. Questo che cos'era? Granata frammentazione. Allora, i vestiti. Abbiamo questo qua. In uso maglietta preferita. Non comune. Come ci si mette? Aspetta un momento, allora, inventario, ah, ok, allora, nuovo cappellino, vediamo un po', ah, no, ah, togliamolo, abbiamo qua una, questa nuova, non comune, vediamola un po' la giacca, questa qua ce la lasciamo, dai. Qua mi piace. Poi abbiamo le scarpe nuove, le scarpette nuove. Ah, ti danno l'armatura. Ah, adesso ho capito. Ah, ok. Ok. Nuovo. Ah, bisogna equipaggiarle allora. Ah, abbiamo anche un accessorio. Equipaggio, ok, ah, e beh, abbiamo di roba, ok, e qua arma, ok, corazza 20, salute 120, resistenza 109. Ah, allora bisogna trovare anche i vestiti e roba varia. Adesso ho capito, ragazzi. Vediamo un po'. Quelli ce li teniamo come primari. Questo è in uso. Questo lo trasferiamo. Trasferiamo in uso. Questo lo trasferiamo. Qua cosa abbiamo? Inalatore. Ripresa istantaneamente il 40%. Vabbè, questi per adesso ce li teniamo. Qua le bombe ce le teniamo. Questi cosa fanno? Siamo frusaglie, siamo prive di segni. Allora questi cosa c'è? Questi si vendono praticamente, si venderanno.
sicuramente. Ok. Cos'è questo? Munizione pistola, ok. Munizione fucile pompa, munizione fucile. Ok. Cart. Bell'appartamentino però, eh? Allora, riposati, vediamo un po', dai, salviamo qua. Ma in che posizione si è caricato questo? Non ho capito. Di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Ok. Boh, dai. Un 2 ore spingi per capire un po' il gioco l'abbiamo fatto. Capire come si livella il personaggio, ci sono un bel po' di roba da livellare. E le armi, l'inventario, trasferire la tua roba. E diciamo veramente che è un The Witcher con futuristico. Però bello. Bello, dai, mi piace davvero. Spero che a chi ha guardato anche un pochettino gli è piaciuto. Adesso magari, che ne sono, 10:20, passerò un po' su, faccio un paio di partite su Warzone. Allora. Bello, dai, non mi dispiace assolutamente, anzi, manda anche avanti il tempo. Allora, andiamo un po'. Vabbè, avrà salvato comunque K e si dà il gioco, ok. Sì, vabbè, abbiamo salvato, perciò. Bello, dai. Bello, 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 bello. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. È proprio carino. Allora, vediamo un po'. Adesso mettiamoci automatica. Fatto. Allora, 2 secondi, ragazzi, che devo vedere una cosa su qua. Si apre questo qua.
qua. Allora, diamo un momento. Vediamo un po' se...